I racconti sui monaci di Ivgorod sono avvolti nel mistero e nella leggenda. Si narra che questi solitari guerrieri sacri si sottopongano ad anni di estenuanti addestramenti nel monastero fluttuante, trasformando il corpo e la mente in armi al servizio della rettitudine. Per i monaci non esiste onore più grande che seguire fino alla morte il volere delle loro mille e una divinità. Con l'avvento delle forze dell'oscurità in tutto il mondo, i patriarchi a capo di Ivgorod hanno incaricato uno dei migliori discepoli dell'ordine di estirpare il male alla radice e di ripristinare l'equilibrio nelle terre corrotte di Sanctuarium. Il monaco è un'arma degli dèi. È un impareggiabile maestro delle arti marziali, in grado di travolgere singoli nemici con serie di rapidi colpi o di annientare orde di demoni con ondate di pura energia generata dalla forza di volontà. Il combattimento è fondamentale nella ricerca della perfezione fisica del monaco. Egli può eliminare a mani nude buona parte degli avversari pesantemente corazzati, ma è anche esperto nell'uso di spade, bastoni e altre armi. L'abilità in mischia del monaco è alimentata dallo spirito, una riserva interiore di potere utilizzabile per sferrare devastanti attacchi, come ad esempio l'incredibile ondata di luce e il leggendario colpo delle sette direzioni. Il monaco può anche rigenerare lo spirito, sferrando combinazioni di colpi. Un'altra capacità di questo eccezionale guerriero è la creazione dei mantra. Incanalando lo spirito, il monaco può generare flussi di energia sacra intorno a sé e ai propri alleati. Questi potenti mantra possono, tra le altre cose, richiudere le ferite e potenziare le difese, indebolendo i nemici circostanti. Il monaco rinuncia ad armature pesanti, affidandosi alla propria agilità sovrumana per evitare i pericoli. Grazie ai suoi riflessi fulminei, può deviare temibili attacchi e sfuggire agli avversari con la grazia e la rapidità del vento. Ti ho sconfitto! Devoto e saggio, feroce e inesorabile, il monaco simboleggia l'unione tra il corpo, la mente e il resto del mondo. Se hai il coraggio necessario per intensi combattimenti ravvicinati e la disciplina per cercare la perfezione in tutte le cose, allora forse il tuo destino corrisponde al virtuoso cammino del monaco. Questo scontro è finito!